tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono particolarmente scialla a registrare questo video perché sono dei giorni in cui mi sento un po' giù, ma non giù triste, cioè nel senso un po' malinconica, no? Sapete quando vi svegliate e pensate al passato, pensate a quello che è stato, quello che è successo nella vostra vita, quanto vorreste a volte tornare indietro, dire ok, non tornerò mai più indietro e la vita è fatta così, va avanti e quello che succederà, succederà, ma non sarà mai come prima. E infatti mi trovate con questa voce un po', con questo maglione cosi e questa stanza spenta, con le luci spente, no. Sfogarsi fa sempre bene, ma ultimamente trovo difficile sfogarmi con qualcuno, non perché appunto non sia contornata o circondata di persone, ma perché mi è difficile aprirmi su determinati argomenti, proprio perché non voglio che poi si instauri un discorso su questo argomento. Cioè, nel senso, a me andrebbe di sfogarmi e poi chiuderla lì, cioè non continuare a parlarne, perché la cosa mi farebbe solo che del male. E quindi mi sono detta, provo a sfogarmi con voi, provo a raccontarvi la mia esperienza, magari aiuto anche qualcuno, e mi tengo compagnia e vi tengo compagnia. Quale modo migliore se non registrare un video, ecco. Se non lo sapevate, per chi appunto si fosse persa questa cosa della mia vita, ed è successo perché c'è stata una ragazza che mi ha incontrato, e non era la prima, che mi ha detto, mi ha fatto la domanda, e nel rispondere lei ci è rimasta appunto male perché non si aspettava questa risposta, proprio perché non tutti sanno, non tutti seguono i miei video o tutti i video, e quindi alcune persone sono rimaste un po' indietro. E di cosa sto parlando? Sia della perdita del mio papà, ma questo l'avrete già intuito dal titolo del video, perché si parlerà di questo. Parlerò di come ho superato il lutto, di come l'ho superata e se l'ho superata soprattutto, perché superare un lutto è una cosa difficilissima, soprattutto se il lutto è di un tuo parente stretto o comunque una persona a cui eri molto affezionata, perché non deve essere per forza un parente, cosa stai dicendo Gloria? Può essere appunto una persona con la quale tu eri molto molto affezionata, avevi un rapporto molto stretto. Quando parlo di lutto con le persone, quando mi capita di parlare di questa cosa di mio padre con le persone, sento una specie di rifiuto involontario nel parlarne, perché hanno paura di iniziare un discorso che non sanno come mantenere in piedi, e questa cosa, cioè, ci sta, va bene, però comunque per chi ne soffre, per chi vorrebbe sfogarsi e parlarne, è molto dura, perché uno dice allora con chi ne parlo? Quindi io capisco che la prima cosa per chi perde qualcuno è ok, mi devo sfogare, ma con chi lo faccio? L'ho passata molto duramente questa cosa, perché non mi volevo sfogare con nessuno, cioè piangevo tantissimo con mia mamma, con mio fratello, con mia cognata, con Andrea. Piangevo tantissimo, avevo questi attacchi di pianto assurdi, perché giustamente il mio cervello stava elaborando la cosa, cioè praticamente cercavo dentro di me di dirmi no Gloria, non devi piangere, capita, è la vita, succederà a tutti, mettiti la testa a posto perché prima o poi succede a tutti, cioè ero andata proprio nel tragico, per poi piangere di colpo, cioè tipo quando arrivavo al momento in cui pensavo ok, non devo piangere, va bene, ci sta, è la vita, e sorridevo e vivevo le mie giornate normalmente, arrivavo a quel punto dove piangevo di colpo, proprio in modo straziante. Quello che vi posso consigliare io è di piangere e di sfogarvi, perché fa benissimo. Dovete piangere, dovete sfogarvi, dovete far fare quello che il corpo vi dice di fare. Se il corpo vi dice di piangere, di rannicchiarvi sul letto e urlare dal dolore, anche se vi sembra stupido mentre lo fate, anche se mentre fate ah, vi sembra una cagata, vi sembra una sciocchezza, vi sembrate melodrammatici, voi fatelo, perché al vostro corpo, alla vostra psiche soprattutto serve. E tappare questa cosa, colmarla con il sorridere o col fare altre cose, psicologicamente non fa bene, almeno per quanto mi riguarda. Io se metto un tappo alle mie emozioni, prima o poi esplodono e diventano ancora più, come si dice, più drammatiche di quello che magari sarebbero state all'inizio, ecco. La seconda cosa che ho fatto, oltre al piangere e sfogarmi, è stata quella di ricordare quello che mio padre aveva vissuto e quello che io avevo vissuto con mio padre, quindi quando ero più piccola, pensare a quando mi sgridava, pensare a quando gli ho risposto male, pensare a tutte le cose brutte che avevamo fatto
che ci eravamo detti anche tra di noi. Mio padre era una persona molto cocciuto, era molto testardo, quello che diceva lui era legge. Questo rapporto odio-amore mi ha portato a soffrirne talmente tanto quando l'ho perso, che secondo me è stata una cosa bellissima il nostro rapporto. Cioè, a ripensarci, forse non cambierei niente. Forse sì, evitare qualche risposta di troppo, perché ho preso da lui, io sono molto cocciuta, molto testarda, e se penso una cosa quella è, e ci scornavamo parecchio. Anche se sorrido, anche se tento di far gioire la gente, io sono molto negativa. Cioè, su questo lo devo ammettere, sono molto negativa. Ma non lo so perché. Forse perché anche qui ho preso da mio papà, però ogni volta che succede qualcosa io mi deprimo, cioè, ma mi deprimo realmente, penso sempre alle cose negative, anziché dire ok basta, sono lì che mi faccio del male, cioè mi piace proprio piangere per il mio dolore, e questa cosa è molto da autolesionisti. Adesso ci sono quei momenti in cui penso ancora a lui, ovviamente ogni giorno io penso a lui, ogni giorno, ogni canzone che sento triste, leggo tutte le canzoni a mio papà, alla perdita, al momento in cui l'ho perso, anche perché come l'ho perso, cioè questa cosa credo di non averla mai raccontata, ed è molto molto difficile per me stare qui a sorridere e non piangere, anche perché non voglio piangere, non voglio fare di questo video un video piagnucoloso e triste. Cioè, già è triste l'argomento, capito? Se mi metto a piangere anche io non ne usciamo più, anziché sfogarmi questa cosa mi deprime ancora di più. E il modo in cui l'ho perso è stato veramente atroce, perché mia mamma mi ha... Allora, era una sera che mio padre in quel periodo stava veramente male perché era allettato, no? E quindi mangiava con la PEG, si chiama, insomma, quella cosa che è infilata nello stomaco, che non mangia più dalla bocca, ma mangia direttamente col tubo infilato nello stomaco, perché i medici avevano deciso così, dato che si strozzava, che non riusciva più a deglutire facilmente, quindi avevano deciso questo. E da lì era proprio cambiato, cioè da che mangiava, da che stava allettato ma mangiava con la sua bocca era una cosa, da che non mangiava più con la sua bocca ma mangiava tramite un tubo si era anche depresso, cioè era completamente diverso, non era più mio padre, non era più lo stesso, capito? E questa cosa ha fatto sì che mio padre peggiorasse. In quella sera mio padre era nella sua stanza e tutti quanti noi eravamo a mangiare, poi avevamo passato la serata insieme. Quando è tornata a casa mi bussa, io stavo per andare a dormire, vado, entro in casa e mia mamma mi urla: papà sta morendo, papà sta morendo. Non vi dico il peso sullo stomaco che ho avuto in quel momento, era come una cosa che mi aspettavo succedesse, perché ovviamente ce l'aspettavamo tutti, non poteva finire, cioè non poteva finire bene per mio padre, non poteva guarire, non poteva star meglio, era una cosa che doveva per forza succedere, ma cioè è capitata proprio quella sera dove eravamo stati bene tutti quanti. Per me era un peso proprio qua, fortissimo, alla bocca dello stomaco, mi sentivo una roba pesante. E ho fatto in quel momento la donna adulta, no? Seguo in stanza e mio padre era praticamente nel letto, sì, però respirava malissimo. E vederlo così, no, vi giuro, è stata una cosa bruttissima, perché per me una delle morti più brutte, e l'ho sempre detto, e mio padre se lo ricorderà, sicuramente se lo sarà ricordato, e questa è anche la cosa più brutta, per me morire soffocati è orribile. Non sapevamo che fare perché eravamo impotenti, si stava soffocando e noi non sapevamo che cosa fare. C'è morto davanti a me mia madre, perché eravamo ai piedi del suo letto, lo guardavamo mentre urlavamo e piangevamo papà, 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 e mia mamma Antonio, Antonio, Antonio. Gli abbiamo detto, veramente gli abbiamo urlato: lasciati andare, vai via, noi ti vogliamo bene, ti amiamo, stiamo bene, lasciati andare. Gli urlavamo lasciati andare mentre piangevamo. Questa cosa per me è stata talmente brutta vederla che mi è rimasta impressa, scalfita proprio nella memoria. Quindi ogni volta che io penso, per quello che vi dico, ogni volta che io penso al lutto, a mio padre, penso a questa scena, l'averlo visto morire davanti ai miei occhi e non poter fare niente, l'averlo visto soffrire davanti ai miei occhi, mi porta a deprimermi ogni tanto. Questo vuol dire che passo delle intere giornate a piangere, a pensare a come l'ho perso, a pensare a mio padre, e va bene così, cioè è la vita. Io non sono qui a dire non devo piangere, non devo fare niente, va benissimo così, cioè
Se anche voi state passando un periodo del genere, se anche voi avete passato un periodo del genere dove siete stati male, dove vi sentite stupidi perché piangete, va bene così, fatelo, fregatevene, perché è brutto da dire, è vero, però prima o poi capita a tutti. Quindi vivetevi il dolore, la consapevolezza che questa cosa prima o poi accadrà a tutti, però una volta che avete sfogato la vostra tristezza, chiudete la finestra dei sentimenti tristi, chiudete la finestra, aprite quella del sole e fate entrare tutta la luce che vi arriva, fate entrare tutto il bene. Pensate che quella persona vi ha amato, pensate che adesso se n'è andata, vi sta guardando e vi dice di ridere, di sorridere alla vita e di godervela, perché è la cosa più bella che avete. Questo lo faccio, questo video, anche se mentre lo monterò mi odierò tantissimo. Lo faccio perché spero di aiutare chi come me ha passato, sta passando questo periodo, perché è la vita, ragazzi, cioè prima o poi lo passiamo tutti questo brutto periodo, questa fase. E ricordatevi di amare le persone che avete adesso e di non dare niente per scontato. Tutto ciò è un bellissimo gioco di ruolo con le persone che più amate, quindi godetevi le persone, vivetevi al meglio le persone che avete in vita ora. È vero che il tempo guarisce tutte le ferite, però alcune ferite rimangono aperte e servono, secondo me, per aiutarci a crescere, servono per migliorarci come persone, servono per ricordarci che siamo persone con un cuore, persone umane, e non me ne vogliate a male, però per me la vita è un gioco di ruolo, cioè io sono convinta che la vita è un gioco di ruolo, è una fase che dobbiamo passare tutti quanti per qualcos'altro, quindi non è la fine, è solo un passaggio, è come una fermata di un treno. Quindi diciamo che io no, non l'ho superata, ma va bene così, non bisogna superarlo il lutto, non bisogna superare qualcosa, bisogna essere consapevoli che prima o poi tutto ci lascia e si cresce, però bisogna anche saperla prendere bene. E quindi io, con il moccio al naso, spero che questo mio sfogo vi sia piaciuto e tenetemi pronti, perché ho in mente un sacco di video a tema, con un tema un po' particolare, perché ho intenzione di parlarvi di cose che credo su YouTube non abbia mai parlato nessuno, ossia di sensazioni e di esperienze che la sottoscritta ha avuto con, diciamo, paranormale, quello che è l'insolito, quello che è diverso, e diverse cose che mi sono capitate da quando ero piccola, perché io credo di essere appunto una persona, io mi sento una persona speciale e ne vado fiera, quindi mi va di condividere con voi questa cosa, spero che anche voi faccia piacere. E grazie per la compagnia, grazie per lo sfogo, grazie di cuore tantissimo per quello che è stato, per quello che avete fatto, per quanto mi siete stati vicini, e ci vediamo al prossimo video. Ciao e sorridete, mi raccomando.